Buonasera, buonasera, rieccoci qui. Come avrete letto nel titolo del video, siamo con il buon Giordano. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a te, carissimo. Nel frattempo arrivano i caffè, prego. E arrivano i caffè nel frattempo, sì, assolutamente. Grazie. Sì. Gentilissimo. Tanto lasciamo tutto nel video. Ah, è più sì, netto. Sì. A voi. Grazie. Grazie. Niente, facciamo partire la sigla, ci prendiamo il caffè e poi ci vediamo qua. Rigorosamente amaro. Amaro, assolutamente perché amaro. Siamo dei buon gustai. Pensi, cioè lo zucchero cosa ha a che fare con il caffè? Nulla. Ma la stessa cosa con il cioccolato, eh? Io mangio il cioccolato al 100% cacao. Ah, io se posso lo preferisco amaro almeno all'80%. Io sono proprio un purista. Perché lo zucchero non ha a che fare nulla né col cioccolato nel... Beh, se uno pensa quando sono stati creati sia il caffè che il cioccolato, penso non siano nati per essere gustati con lo zucchero. È stato fatto per addolcire un po' la cosa, rendere il palato, cioè rendere tutti i palati appetibili la questione. Questo lo lasciamo. E certo, questo fa questo... backstage. E come no, assolutamente. Allora, eccoci qui. Allora. Io Giordano lascerei prima la parola a te, tanto comunque ragazzi più o meno su come la pensa Giordano vi metto il link in descrizione del podcast di Claudio, insomma. Ah beh, certo, sogni di pipa, sì, cioè, diciamo, quella è una bella introduzione, insomma, quella è molto corposa, perfetta. Perfetta, quindi è inutile stare qui a dilungarci su chi è Giordano, lasciare più che altro la parola a lui per fare una piccola presentazione. Sì. Poi passiamo alle curiosità, certo. Perché se non sai, io qualche giorno fa sul vario Jesus Pipa Club e vari blog, sì, ho chiesto ai ragazzi, ma se voi vi trovassi di fronte a un pipe maker, come ecco, in questo caso, ecco, che cosa gli chiederesti? Fumatore di pipa, che cosa c'è? Certo, io intanto sbircio sulle domande. Tanto sono illegibile, praticamente è pessima, quindi non potrei mai, pure se sbirci, non riuscirai mai a capire cosa c'è scritto. Allora, vai Giordano, parlaci un po' di te, facci un breve riassunto del tuo trascorso. Sì, diciamo, vabbè, allora, brevissimo riassunto, io ho quasi 40 anni, ne stavamo parlando prima e non sto vivendo con grande... Andato. Con grande inquietudine, diciamo, questa fase esistenziale, scherzo. Sono un artigiano, mi dedico a varie cose, insomma, mi piace, amo il mondo dell'arte, amo il mondo della filosofia, amo il mondo dell'artigianato e... Cos'altro dire? Bene o male comunque mi conoscono, insomma. Mica tanti. Quindi, anche perché voglio spezzare una lancia in tuo favore. Molti dei lavori che produce Giordano li metto sotto in descrizione con il link al suo Instagram, sono a parte bellissimi, questo non perché ci sei tu qui in presenza, ma perché sono degni di nota, ma soprattutto hai poco seguito, non c'è molta gente che ti conosce. Sì, io diciamo vivo nella penombra in quanto artigiano. Vivo nella penombra volutamente. Ah, quindi tu ti fai la tua nicchia di persone. Ma io so, sì, a me piace, diciamo, pensare di far parte della nicchia, perché già il mondo della pipa è una nicchia, quindi io cerco di scavare una piccola nicchia di intenditori, insomma, intorno a me, e le ragioni, proprio ad essere sincero, per cui diciamo adotto questo modus operandi, consistono nel fatto che non amo caricarmi eccessivamente, insomma, di lavoro. Ah, quindi non sono i pipatori che ti cercano, sei tu che cerchi loro. In realtà sono loro che mi cercano e non ti trovano. E non mi trovano. No, però, sai, comunque sia il mondo del web funziona, non solo il mondo della pipa, il mondo del web nella pipa. Sì, no, il mondo della pipa nel web funziona. Non solo il mondo della pipa, funziona che più posti, più sei attivo, chiaramente più hai un seguito, no? Sono questi, diciamo, i meccanismi internetici.
Quindi io cerco di essere un po' poco presente, fondamentalmente, proprio, ripeto, per evitarmi di caricarmi, insomma, di richieste che poi diciamo si creano liste di attesa che durano mesi, io vado in affanno e quindi non riesco a vivere la produzione come io vorrei, ovvero diciamo più nel campo dell'ozio che del lavoro. E però qui devo specificare il significato di ozio, che non è l'ozio, non lo intendo come l'inattività. L'ozio potrebbe essere invece come un iperattivismo, però non condizionato dalle necessità economiche. Perfetto, un ozio romano praticamente. Come dire, l'attività diciamo l'attività per il puro piacere di fare quel tipo di attività. Quando inizi a produrre 200, 300, 400 pipe l'anno, produrre una pipa o un ferro da stiro, il confine inizia a essere un pochino labile, capisci? Certo, quindi sì, io vorrei continuare a produrre una catena di montaggio. Bravo, vorrei continuare a produrre pipe, insomma, come io voglio produrle, insomma, con lentezza, seguendo quelli che sono, insomma, i miei ritmi, i ritmi biologici, direi, i ritmi biologici, quindi con le pause, il momento di riposo, il momento invece anche di furore creativo, no? Quindi quel momento che tu dici, aspetta, devo fermare il mondo perché mi devo mettere lì a fare quello. Dipende da come sto. Tipo una specie di istinto creativo. Dipende da come sto. Collocarlo appunto più nell'ambito dell'ozio, nel mondo dell'ozio che del lavoro. Nell'accezione più negativa del termine, no? Cioè nell'accezione meno nobile del termine, del lavoro, appunto, dell'attività finalizzata a, alla produzione per il tornaconto esclusivamente economico. No, allora però io, questa è la curiosità che sì. Prescinde dalle domande. Allora, la domanda che ti voglio fare io è, parlando con un cantautore, Newt, per chi lo conosce, se non lo conoscete andate a cercare un bellissimo cantautore, un paio di concerti a lui fatto, ho avuto l'occasione di fermarmi con lui nel post serato per un po' di piace. Lui mi diceva, guarda, ci sono alcuni momenti in cui io devo fermare il mondo in qualsiasi punto sto e mi scappa da scrivere, dice lui. Certo. Come se dovessi per forza andare in bagno, dice, no, io per forza devo fermare lì e devo scrivere. Ma infatti è un bisogno biologico, cioè l'istinto creativo per le persone che sono creative è un bisogno biologico, cioè io sarei morto senza creatività, sarei un pezzo di materia inanimato senza appunto l'attività creativa, che poi può riguardare il mondo delle pipe, può riguardare il mondo della scrittura, perché comunque scrivo anche, sto portando avanti degli studi in autonomia inerenti alla filosofia dell'arte, un problema della filosofia dell'arte che riguarda anche però il mondo delle pipe, perché sto affrontando il problema dell'originalità dell'atto creativo e la mia tesi di fondo è che l'originalità non esiste. Non esiste affatto. E tu invece, secondo il tuo modo di... stiamo spaziando parecchio, mi piace questa intervista. Io ho fatto l'intervista invece sempre a un ragazzo che è un artista, uno scultore vero e proprio, lui ha fatto l'accademia, ha fatto tutto, ora insegna. E abbiamo parlato con lui di design, più che altro di differenza tra opera d'arte e opera di artigianato. Sì. È un'opera d'arte funzionale l'artigianato, cioè l'artigianato coniuga il concetto di bellezza, quindi che ha a che fare con il mondo dell'arte, con il concetto di funzionalità. E forse anche quello per cui dicevi tu, il fatto che io non produca in serie, può permettere di fare la differenza rispetto magari a un... ovvio, ma il confronto non è...
non è fattibile, cioè il confronto di uno che produce come me con un'azienda normale non è proprio sostenibile, ma da parte loro, ma è normale perché c'ho troppi aspetti a mio vantaggio, voglio dire, cioè io posso anche buttare tutte le pipe che faccio e metterci pure un mese, cioè un'azienda che deve produrre una pipa ogni 3 ore, benissimo, proprio per questo allora mi collega la prima domanda che hai fatto pure al mondo del web, che dicevo, che cosa ne pensi nel mercato del fumo lento a livello nazionale ed europeo? Secondo te ci sono delle previsioni future? Cosa ne pensi? Allora, previsioni di che tipo? Come si evolverà, se sarà, penso, presumo, questa è la domanda allora, che mi hanno fatto, poi ovviamente possiamo interpretarla come vogliamo. Beh, io credo che, essendo una nicchia, è difficile che tramonterà, anche se comunque noi stiamo assistendo a un percorso evolutivo che cerca di eliminare il fumo in generale, in tutte le sue forme, tranne quelle che interessano a Filippo Morris, però vabbè, no, ma non solo, perché poi sai che c'è, che entrano in gioco tante questioni. Comunque, per rispondere alla domanda, credo che è una, diciamo, il mondo della pipa è una nicchia che difficilmente tramonterà, perché proprio è una nicchia che, diciamo, come dire, comprende tanti aspetti, non solo la dipendenza dalla nicotina, anzi forse è l'ultimo degli aspetti questo, ma appunto ha a che fare con il concetto di bellezza, il concetto di collezionismo, con il piacere di vivere, è un piacere epicureo il fumo di pipa. E il problema, vedi, quello che io contesto del sistema sociale che stiamo vivendo, è che il fumo in realtà viene condannato perché è una scelta libera finalizzata esclusivamente al godimento. Cioè, secondo il sistema economico capitalistico, noi dovremmo essere solamente delle macchine da produzione, no? Dobbiamo lavorare, poi se moriamo sul lavoro, insomma, non gliene frega niente a nessuno perché stavamo lavorando. Se moriamo a causa delle polveri sottili dell'inquinamento, non frega niente a nessuno, insomma, perché è inevitabile. Quindi ecco che viene, cioè, la condanna morale nei confronti di una libera scelta che ci consente di vivere, cioè di godere. Cioè, perché tu la vedi molto più sul lato filosofico, sociologico, più che su quello sanitario, diciamo così. Ma sai che c'è il problema, vedi, anche sulla questione sanitaria, no? Io poi mi sono appassionato, insomma, anche alla letteratura scientifica riguardante, insomma, i danni causati dal fumo di pipa. Come dire, è interessante e simpatica la cosa, perché sembra che, come dire, chi fuma muore, chi non fuma non muore. No, perché moriamo tutti. No, però in realtà, cioè, non è la questione di morire o non morire. In realtà la società vuole che, associato al fumo, venga accostato il pensiero della morte, che è diverso, perché noi ora seguo il tuo discorso. Cioè, accostato il pensiero della morte, a parte la statistica riguardo al fumo di pipa, forse non so se posso dirlo, però vabbè, evitiamo, perché magari evitiamo qualche problematica che magari poi, perché sembra che poi il fumo fa male. Nuoce alla salute, come nuoce alla salute mangiare carboidrati, mangiare zuccheri, insomma, a palla, comunque, vabbè, fa male alla salute, fa male. Vabbè, in sostanza stiamo assistendo a un percorso sociale che ci sta ghettizzando in un certo senso, sta ghettizzando i fumatori, però dal mio punto di vista, soprattutto il fumo di pipa è un mercato che rimarrà e sta andando verso sempre il prodotto unico e irripetibile, con costi anche, insomma, un po' esorbitanti. Cioè, come dire, il fumatore di pipa, insomma, acquista una pipa e costa 100, 200, 300, 400 euro, più che una pipa che costa magari 30, 40, cioè secondo me stiamo andando verso il mercato un po' di nicchia anche in questo senso. Sì, però comunque io, permettimi se sì, prego. Stiamo spostando
noi fumatori comunque quella che è la qualità, perché ora non penso agli anni 60, agli anni 70 dove c'erano i classici di noi, certo, si calava la pipa in tasca, se la portava a spasso e via così. Molti di quelli che si affacciano al mondo della guida, soprattutto i giovani, questa è una cosa che ho detto e ridetto chissà quante volte, tendono a soffermarsi più e a spaziare molto di più all'interno del mondo del fumo, cercando di abbracciare tutto. Quindi sono le persone che cercano più che altro, come dicevi tu giustamente, il godimento, e quindi cercando il godimento tendono a spostare sempre di più l'asticella verso l'alto. Magari all'inizio, come ho fatto io, incominciano con una pipa da battaglia da cesto, comprando la busta, poi già dopo qualche mese incominciano a spostare sempre di più l'asticella. Ma lì l'incidente è quello, cosa che invece non succedeva tempo fa, perché era tutto, era volto molto più all'assunzione di nicotina. Esatto, per cui era quasi solo uno strumento funzionale, esatto, anche, no? Anche se comunque sia poi la si portava come uno strumento, insomma, di abbellimento anche del corpo. Allora, proprio parlando proprio di questo, mi dicono quali pensi che sia lo stile che ti rappresenti, ed è facile tra le tue pipe che ti si riconosca subito? Beh, lo stile io credo che sia piuttosto evidente, insomma. Beh, e questo in certo senso, non lo dico io, ma lo lascio dire a te, certo, perché ovviamente lo stile è piuttosto evidente, innegabile anche il riferimento estetico, in quanto nulla nasce dal nulla, ex nihilo nihil fit, dicevano insomma i presocratici, dal niente non nasce niente. Infatti ecco che rientra anche il concetto di originalità, no? No, ma questo perché, vabbè, stiamo seguendo un filo e come per citare un matematico che ha dato la definizione di creatività, secondo me più pertinente, lo pronuncio male perché è francese, Poincaré, una cosa del genere, insomma, cioè che vede la creatività come un'arte combinatoria. In realtà ci sono anche studi di psicanalisi, soprattutto la corrente dell'associazionismo, che identifica la creatività come un processo combinatorio di elementi preesistenti. Il mio processo combinatorio è quello della congiunzione dell'estetica becheriana con le cromie del maestro Gamboni. Quindi abbiamo due grandi, dell'estetica romana, quindi ecco, e in un certo senso anche la leggerezza, l'aspetto minuto, soprattutto delle pipe di Becker Music, delle Foundation, ecco, quindi fisionomia, Foundation, Becker, per acquisire una veste cromatica gamboniana. Questa è la sintesi, è la combinazione appunto degli elementi preesistenti che io cerco di oggettivare nei prodotti che realizzo, e da lì dare la mia impronta. Quindi è un'impronta, a mio avviso, riconoscibile, carica, satura di memoria storica. Mazza, però stiamo toccando vette altissime, il suo canale non ha mai avuto queste vette. No, bellissimo, perché è la domanda, senza manco farla apposta, la domanda successiva è se tu prendi spunto dagli chef classici, quindi certo, diciamo, la risposta è già stata data, certo, cioè, c'è uno spunto, assolutamente, cioè, un'assunzione, una preesistente, l'humus biologico è il classicismo. Il classicismo reinterpretato, destrutturato, direi, cioè destrutturato, scombinato, però sempre il classicismo. Non a caso comunque anche, diciamo, queste ascendenze romane hanno anche loro un percorso intriso di classicismo. Pensa alle Foundation, voglio dire, cioè il classicismo inglese, ma anche alle Becker. Il classicismo è dappertutto, insomma, è presente inevitabilmente, non ce ne possiamo liberare, non dobbiamo liberarci, perché rappresenta incarna il concetto di bellezza. Ok, ma la domanda successiva che ti faccio io, per esempio, il left hand, no? Che sono comunque forme che hanno di per sé l'aspetto del classico. Ho pensato questa forma e l'ho realizzata così. Sì.
e quindi non seguendo quello che è uno stile classico, di per sé hanno comunque un aspetto che è riconducibile a uno stile classico per te, o sono proprio il massimo aspetto dell'estrazione che un artista, un artigiano in questo caso, può realizzare? Ma cioè, francamente la freehand pura, a mio avviso pura, è incontaminata, cioè nel senso non è contaminata dal classicismo, ma è contaminata, ma è indirizzata. Ecco la risposta che avevo pensato anch'io. Ma sì, no, io non, cioè non ne, parliamo di freehand pura, perché la freehand pura poi è realizzata in base diciamo a quello che diceva Radica, la venatura, anche se poi voglio dire anche qui c'è una sorta di standardizzazione, perché se tu prendi le placche è vero che ogni fiamma è diversa dall'altra, però i segantini insomma tagliano un po' tutti alla stessa maniera, c'è il taglio a occhio di vernice, c'è il taglio fiammato, c'è, voglio dire, però insomma lo concepisco come uno stile autonomo, quello del freehand, che a me, anche se però anche le mie sono freehand, cioè sì, oscillano tra classicismo e freehand proprio perché c'è questo processo di destrutturazione del classicismo, ma rimangono classiche, secondo me. Hanno comunque quella riconoscibilità. Per quello che ho visto, poi documentandomi sui vari tuo profilo e vari tuoi aspetti, comunque c'è, cioè, si vede che comunque ci sono dei rimandi classici reinterpretati in maniera completamente diversa, sia nell'aspetto che nella forma che nella colorazione che tutto il resto, cioè si vede, lo ripeto, ma non finirò mai di ripeterlo, metto in descrizione il profilo Instagram di Giordano, cioè si vede per esempio una bulldog che può essere una bulldog ma in realtà ha un fornello come una chimney, cioè sì, quelle forme che comunque sono riconducibili a uno shape classico, ma che di classico in fondo conservano solo le linee, esatto, di massima. Sì, io credo che il termine diciamo più pertinente in questo caso sia subiscono un processo di ibridazione, che è un termine diciamo che viene dal mondo della coltivazione delle piante, quando si incrociano due genetiche per trarre i benefici di una genetica e di un'altra, creare un ibrido F1, e quindi ecco hanno un processo di ibridazione anche tra shape classici, cioè magari una tra una Dublin e una non so, una Billiard, una Lovat, ok? Allora, io, vabbè, questa è ironica questa domanda, ma la trasformiamo un po' più seria, perché qua diceva più pipe o più pippe? Tante pippe, scusate il termine, però trasformiamolo però in un discorso un po' più serio, cioè della serie, quanto c'è troppo di preragionato dietro e quanto invece c'è qualcosa di effettivamente, sì, più pratico, allora, nelle forme comunque. Certo. Allora, è un problema enorme secondo me, nel senso che lo si potrebbe analizzare e dal punto di vista della produzione e dal punto di vista della ricezione. Allora, facciamo l'esempio: quando uno va a vedere una mostra, no? E leggiamo il testo critico di un quadro, no? E dici, ma tutte queste cose che questo che ci vede su questo quadro, io mi piace. Dipende dalla reazione istintiva, cioè dipende dalla ricezione, nel senso che c'è l'osservatore che vede una bella forma e rimane al piacere istintivo che il contatto diretto con il quadro gli restituisce, c'è quello invece che inizia a fare tutti a secondare i voli pindarici del cervello per analizzarlo e a seconda di quello che recepisce di fronte, sì, di fronte a un'opera o quello, sì, che può piacere o non piacere, chiaramente la natura è quella proprio di insomma farmi un po' di pippe mentali, e poi ripeto, può piacere o meno, però sul piano diciamo produttivo è una sorta di secondo un filo conduttore intuitivo creativo, però poi subentra anche la riflessione,
cioè è un misto tra intuizione e riflessione, ok? Intuizione e nell'atto pratico, quello che voglio dire, sì, se tu sei lì davanti al tornio, sì, vicino alla carta vetrata, sotto, sì, la raspa, decidi di cambiare la forma in corso d'opera, certo, se ti rendi conto che c'è qualcosa che rispetto magari al bozzetto che ti eri fatto, assolutamente, assolutamente sì. È un continuo variare il mio lavoro, nel mio caso è un continuo variare per trovare laggiù, per trovare proprio, raggiungere la perfezione, l'equilibrio formale, per raggiungere proprio il massimo che si possa raggiungere sul piano proprio anche meramente estetico. Quindi è un continuo mettere in discussione le premesse da cui ero partito. C'è Claudio, adesso un salutone a Claudio, un Claudio che sicuramente c'è un vedrà Claudio che vedrà cioè, sicuro un certo pipatore in America che lo sa bene perché che gli è combinato che gli è combino alle commissioni che mi, che mi richiede. Scommetto lo sa bene, mi mettete parto d'accordo con una cosa, no, che mi lui mi asseconda, però lui è consapevole di questa messa in discussione, questa tua pazzia, cioè, no, pazzia sì, di questa partenza da alcune premesse che dici si aspetta una pipa, poi si trova una pipa proprio che è completamente diversa, che dici vabbè, però chiaramente apprezza sempre, insomma, però sì, è una continua messa in discussione, infatti diciamo l'esecuzione, come dire, l'eseguire dei modelli rigidi è insomma un vestito che mi va un po' stretto, a me. Ho bisogno di sono un po' un fottutissimo anarchico. Ok, quindi è meglio, sì, che ti si dica fai quello. Mi si dia delle premesse, però mi si lasci anche insomma seguire dei percorsi trasversali. Se i percorsi trasversali, perché il percorso trasversale, guarda, che è solo migliorativo. È solo migliorativo dal mio punto di vista quando lo trovo. Quindi diciamo per chi invece come me molto spesso, per chi come me invece segue la linea retta, vabbè, io sono ingegnere, sono quadrato, sono tondo, sono quadrato. No, infatti c'è una un detto, no? Che allora gli ingegneri funzionano. gli ingegneri nel porsi una domanda, nel capire un qualcosa, ti dicono come funziona. Gli economisti ragionano in termini di costi e benefici, i filosofi invece la domanda fondamentale è cos'è quel qualcosa. Non come funziona, no. Non è che c'è una domanda meglio dell'altra, però tutte queste domande fanno parte del percorso di conoscenza. Il percorso di conoscenza del percorso dell'uomo in sé per sé, se mi posso permettere. Allora, ritorniamo alle nostre domande. La domanda ultima e poi andiamo in conclusione. Sì. Anche perché ci siamo dilungati tantissimo. Beh, però è bello. Fa piacere parlarne. L'ultima domanda, andiamo in conclusione, mi chiedono se hai un posto per un apprendista futuro, pensi di poterne avere un futuro qualcuno? No, nessuno. No, nessuno, perché sono sei un cattivo maestro. Un cattivissimo maestro, nel senso che ho un grave difetto, avendo affrontato un percorso molto difficile di apprendimento, quello che ho conquistato è difficile, ho difficoltà a, cioè ne sono geloso, ammetto questa. Ok, la domanda che ti stavo per fare, ma è questione di gelosia? Purtroppo di gelosia, ho questo grave difetto, però è una, quello che dico è indice di onestà, perché io potrei tranquillamente dire sì, posso avere apprendisti, magari farmi pagare e non dire i segreti, perché poi in realtà si fa così, in sostanza, no? Cioè, oddio, c'è cioè chi effettivamente fa così, magari lo mette al fianco, gli fa vedere la cosa e poi magari quel quid che gli fa fare. Ma nessuno, ma ascolta.
non vengono detti segreti. Quindi diciamo che grosso modo, tutto il sapere che sta su internet è tutta proprio la parte superficiale, ma più che superficiale, i veri segreti si trattengono. È quello che non è controproducente, perché della serie magari chi ha un marchio, tra virgolette, comunque ha un nome che può essere non prettamente industriale, ma un mix tra artigianale e industriale, quell'ibrido che dicevamo prima, avrebbe suo interesse comunque a poter, nel momento in cui effettivamente a livello pratico, per anzianità, per incapacità di... Ah, per anzianità sì. Beh, quello è un altro discorso, però, certamente, da quel punto di vista. Ora sì. Sei giovane, però ti smetto io. Un Giordano tra 20 anni. Tra 20 anni è diverso il discorso, ma è chiaro. Anzi, io stavo pensando anche di scrivere un libro. Già penso il titolo, leggere la pipa in cui spiegare tutti i segreti, però prima di morire. Ah, ok, sono una specie no, di... fare proprio una somma con tutta la conoscenza inerente al mondo della pipa. Però prima di morire. Però in quel caso, per esempio, visto qualcuno che ti affianchi nel momento che tu lasci per vederti la pensione. In quel caso sì, anzi. Però diciamo sono in una fase. Sarà più la tua mano, si riconoscerà che sarà la mano. Certo, però sono in una fase talmente ancora giovane della mia carriera che è difficile, no? Perché tu, allora, metti una cosa, no? Tu studi anni, ti sbatti, butti tanti soldi, butti giornate, lacrime e via discorrendo per conquistare un sapere. È normale che in un regime di concorrenza economica quel sapere è ciò che ti permette, a me non, nel caso mio no, però di vivere. Cioè, è irragionevole che una persona che con quel sapere si distingue all'interno del mercato e gli permette di vivere, di darlo un passo a chiunque. Cioè, è come il segreto dello chef, ma che gli chef, quelli stellari, quelli forti, ma che ti dicono così al primo che capita? Sì, guarda, si fa così. Cioè, è irrazionale, secondo me. Al massimo ti daranno lo spunto per capire come fare un qualcosa. Ma ti danno la conoscenza superficiale, magari si fanno pagare fior di quattrini, ma il segreto non te lo dice. Bene, ottimo. Vabbè, andiamo in conclusione. Però questo chiedo, perdonatemi per questa mia per questo mio difetto, purtroppo non sono perfetto. No, assolutamente, anzi, chiedo perdono. Ringraziamola per la tua imperfezione proprio per questo. Grazie Giordano. Grazie a te carissimo, grazie a tutti. Buonasera. Un abbraccione. Alla prossima. Bella. Ciao. Ciao.